Il 17 novembre nasceva la tipografia L, I, B, R, E, R, I, A, trattino cartoleria Fratelli Liberini, come è riportato in una fotografia d'epoca. I fratelli Liberini, figli di Solidio e Maddalena Pirozzi, erano tre, Nicola, Giuseppe e Giovanni, ma in realtà il vero animatore dell'attività sarà per quasi 40 anni, fino alla sua morte, 1945, Giovanni, sposato con Celeste La Serra. Dal secondo genito Giuseppe nasceranno Solidio, Alfredo, Ruggero, Nicola, Rosina e Maria, nessuno però seguirà la strada paterna. Il terzo genito Nicola non si sposerà. Da Giovanni Liberini nasceranno cinque figli, Solidio, Giuseppe, Elisa, Angela, Lina, e Nicola. Da Solidio, 1910, coniugato con Antonia Giannella, verranno quattro figli, Giovanni, Vito, Luciano e Celeste. Da Giuseppe, più noto come Zio Pepe, 1912, coniugato con Nina Giannella, una figlia Anna, da Elisa, coniugata con Mario Spera, cinque figli, Grazia, Beniamino, Giovanni, continuerà la tradizione del nonno ampliandola, Francesco, detto Ciccio, e Luigi, detto Gino, la quartogenita Lina non coniugata, da Nicola. Verranno tre figlie, Celeste, Rosaria e Stefania. Quando fu fondata, la tipografia libreria occupava tutto il piano terra di Palazzo Gentile di cui il Banco di Napoli occupava il primo piano già dal luglio del 1900, ed è a questa sistemazione, che si riferisce la foto, che riproduciamo sotto. I Liberini, fin da allora, oltre a stampare e vendere libri, svolgevano anche attività di distribuzione di giornali come si evince dalla targa fissa sull'edicola a fianco alla libreria, che recita Agenzia di Giornali. Quando poi, nel 1928, il Banco di Napoli acquistò l'intero fabbricato, la libreria venne spostata di fronte, sotto Palazzo Marnili, dove è ubicata ancora oggi, gestita dai fratelli Ruggero ed Ernesto Chiandetti. Poiché nei nuovi locali non c'era spazio per impiantarvi la tipografia, Giovanni la cedette ai suoi due tipografi Peppino Rizzi e Nanuccio Del Re, che presero in fitto un profondo seminterrato su Corso Vittorio Emanuele di fronte all'attuale comune, dove svolgeranno l'attività tipografica per oltre 40 anni. Alcune piccole macchine tipografiche, come la taglierina a pedale, non rilevate dai nuovi tipografi, furono consegnate al comune, che le depositò nel Museo del Castello, mentre altre per molti anni hanno fatto bella mostra di sé nella rientranza del vecchio corpo di guardia, all'interno del Ribellino.